Fiction Rai in onda prossimamente. Di seguito trovi in ordine di uscita mensile i titoli delle fiction che debuttano prossimamente sui canali Rai. Non per tutte abbiamo una data di debutto precisa e ufficiale, ma sono show da tenere sotto controllo e da non perdere per nessuna ragione al mondo. Fiction Rai ottobre 2022. Imma Tataranni, sostituto procuratore 2, seconda parte, quando va in onda Imma Tataranni, sostituto procuratore 2, seconda parte? Dal 27 settembre 2022 nuovi episodi della seconda stagione di Imma Tataranni, sostituto procuratore vanno in onda in autunno 2022. In particolare, Imma Tataranni 2 seconda parte debutta martedì 27 settembre 2022 e poi prosegue il giovedì. Imma Tataranni, sostituto procuratore 2, seconda parte, trama continuano le indagini di Imma Tataranni in quel di Matera. Mina Settembre 2 quando va in onda Mina Settembre 2? Dal 2 ottobre 2022 Mina Settembre 2 stagione parte domenica 2 ottobre 2022 su Rai 1. Mina Settembre 2 trama la vulcanica assistente sociale Mina si ritrova a dover fare i conti con la verità scoperta alla fine della prima stagione, ha un fratello. Sopravvissuti quando va in onda Sopravvissuti? Dal 3 ottobre 2022 Sopravvissuti va in onda nel corso dell'autunno 2022. Per la precisione, debutta lunedì 3 ottobre 2022. Sopravvissuti trama al centro del racconto troviamo una barca a vela, Arianna. L'imbarcazione, dopo essere salpata da un piccolo porto della Liguria, viene distrutta, e l'intero equipaggio viene dichiarato disperso. Almeno fino a un anno dopo, quando vengono ritrovati i resti della barca e 7 sopravvissuti. Fiction Rai autunno 2022 Il nostro generale quando va il nostro generale? Il 22 febbraio 2022 un comunicato stampa annuncia la messa in onda prossimamente. L'uscita della fiction sul generale dalla Chiesa è attesa in occasione del 40° anniversario della sua morte avvenuta per mano della mafia il 3 settembre 1982. Il nostro generale trama la fiction ripercorre la storia della lotta del generale dalla Chiesa contro le Brigate Rosse negli anni 70. Il commissario Montalbano, versione restaurata quando va in onda il commissario Montalbano, versione restaurata? Annunciata in occasione della presentazione dei palinsesti dal 2022 al 2023, la versione restaurata del commissario Montalbano va in onda nell'autunno 2022. Il commissario Montalbano, versione restaurata trama sono episodi restaurati di episodi già trasmessi. Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso quando va in onda Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso? Dal 20 ottobre 2022 a fine aprile 2021 viene aperto il set della produzione della serie. Va in onda nel corso dell'autunno 2022. Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, trama la fiction è tratta dai romanzi di Diego De Silva che vedono protagonista un avvocato napoletano. Il suo nome è Vincenzo Malinconico e passa le sue giornate fingendo di lavorare. È stato lasciato dalla moglie. La sua vita sembra un disastro, ma qualcosa sta per cambiare. Esterno notte quando va in onda Esterno, notte? Il 14, 15 e 17 novembre 2022 il progetto è annunciato ad aprile 2018 in occasione del MIPFACAN. La fiction entra in fase di produzione e viene confermata tra i titoli in arrivo da Eleonora Andreatta a inizio giugno 2020. Non sappiamo, però, la data di uscita precisa. Il 4 giugno 2021 viene svelata la prima foto e sono in corso le riprese. Va in onda nell'autunno 2022 su Rai 1. Esterno, notte trama la fiction ripercorre la storia di Aldo Moro fino agli ultimi eventi che l'hanno visto protagonista. Il racconto assume diversi punti di vista tra cui quello di Cossiga, del Papa Paolo VI e della moglie Eleonora. Il giro del mondo in 80 giorni quando va in onda il giro del mondo in 80 giorni?
Dall'8 dicembre 2022 l'uscita del Giro del Mondo in 80 giorni sarebbe potuta essere il 2 gennaio 2022. Invece, adesso è attesa per l'autunno 2022. Il Giro del Mondo in 80 giorni trama la fiction realizzata da Rai in collaborazione con France TV e ZDF vuole raccontare in chiave moderna il grande classico omonimo di Jules Verne. Il romanzo del 1873 è così adattato per il piccolo schermo in 8 episodi della durata di 50 minuti l'uno. Data TBD, Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo quando va in onda Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo. Con il comunicato stampa del 31 agosto 2021 è reso ufficiale il debutto su Rai 1 della docu-fiction su Arnoldo Mondadori. L'uscita è attesa per una data non definita, nel corso dell'autunno 2022. Arnoldo Mondadori. I libri per cambiare il mondo trama questa docu-fiction racconta la storia imprenditoriale e umana di Arnoldo Mondadori che ha cambiato per sempre la relazione degli italiani con i libri. Ha coltivato un sogno, portare la lettura nelle case di tutti in Italia e ci è riuscito. Data TBD, non ti pago quando vai in onda non ti pago. Il 27 dicembre 2021 questo titolo, annunciato come evento nel corso della presentazione dei palinsesti dal 2021 al 2022, è atteso per il 27 dicembre 2021. Non ti pago trama Ferdinando Quagliolo è il gestore di un bancolotto. Pur essendo appassionato di gioco, non vince mai. Quando gli capita in casa il suo impiegato Mario Bertolini, che, invece, vince sempre. Reagisce male. Fiction Rai dal 2022 al 2023 5 minuti prima quando va in onda 5 minuti prima? Non conosciamo ancora la data di uscita esatta di 5 minuti prima, ma le riprese del teen drama diretto da Duccio Chiarini si svolgono tra novembre e dicembre 2021 a Torino. Ci aspettiamo quindi di vedere la serie TV nel corso del dal 2022 al 2023. 5 minuti prima trama seguiamo le vicende della sedicenne Nina, Tecla Insolia, e del suo gruppo di amici alle prese con il sesso, l'amore, l'amicizia e la costruzione della propria identità. In poche parole, le prime volte. Elenco completo Fiction Rai dal 2022 al 2023 Fiction Rai prossimamente Romanzo Radicale quando va in onda Romanzo Radicale? Romanzo Radicale è una docu-fiction annunciata per l'autunno 2021 su Rai 1. Slitta alla primavera 2022. Romanzo Radicale trama Marco Pannella è colui che ha contribuito a una vera e propria rivoluzione in Italia. Nel 1959 non si può divorziare, l'aborto è reato e il servizio militare un obbligo. A meno di 20 anni tutte e tre queste cose diventano diritti inalienabili. Dietro questo cambiamento c'è lui, un uomo che inizialmente non ha un grande partito alle spalle che lo protegga. Fiction Rai 2023 Il maresciallo Fenoglio Quando va il maresciallo Fenoglio Il debutto del maresciallo Fenoglio è atteso per la stagione televisiva dal 2022 al 2023. Il maresciallo Fenoglio trama la storia ruota intorno a Pietro Fenoglio, un maresciallo che indaga sulle scene del crimine in quel di Bari e dintorni negli anni 90. Fiction Rai in lavorazione Blackout Quando va in onda Blackout? Non conosciamo la data di uscita della fiction. Tuttavia, l'inizio delle riprese è atteso per febbraio 2022. Blackout trama una comunità, a seguito di una valanga, rimane isolata dal mondo. Ogni speranza sembra vana. Ma cosa è successo veramente? Brennero quando va in onda Brennero? Ancora non conosciamo la data di uscita, è in fase di produzione. Brennero trama un poliziotto, Bruno, e un PM, Eva, danno la caccia a un serial killer a Bolzano. Eternal City quando va in onda Eternal City? Non ci sono ancora notizie certe riguardo l'uscita di Eternal City, tuttavia, stando alle prime indiscrezioni sul web, possiamo ipotizzare di vedere in onda la serie TV nella stagione televisiva 2020/2021.
Eternal City. Trama: Sophie è una starlette francese che sogna di diventare un'attrice ma che viene misteriosamente assassinata nel suo appartamento di Via Veneto nel 1963. Il quinto giorno. Quando va in onda Il quinto giorno? La durata prevista per le riprese è di 16 settimane. Dovrebbero terminare a settembre 2021. Ancora non è stata comunicata la data di uscita. Il quinto giorno. Trama: la fiction Rai, realizzata all'interno dell'alleanza con France Television nell'emittente tedesca ZDF, si basa sul romanzo di Frank Schätzing. Il titolo originale è The Swarm, mentre quello tradotto in italiano è Il quinto giorno. Racconta di un gruppo di scienziati che deve far fronte comune davanti a una minaccia che rischia di mettere a repentaglio l'intera umanità. Il regno. Quando va in onda Il regno? Nonostante il progetto sia in cantiere dal 2018, non c'è ancora una data di uscita certa per la fiction. Anzi, siamo ancora alle fasi preliminari del progetto. Il regno. Trama: la trama dell'adattamento televisivo Il regno è tratta dall'omonimo libro di Emmanuel Carrère. L'autore cerca di ricostruire la vita di Gesù attraverso le testimonianze da un lato e lo stupore del mistero dall'altro. L'amor fuggente. Quando va in onda L'amor fuggente? È ancora presto per saperlo. Circolano da gennaio 2021 le prime indiscrezioni circa il coinvolgimento di Matilde Gioli e Luca Argentero. L'amor fuggente. Trama: in attesa di maggiori informazioni. La storia. Quando va in onda La storia? È ancora presto per sapere quando va in onda La storia. Ad oggi è in fase di lavorazione e non ci sono informazioni certe nemmeno sull'inizio delle riprese. La storia. Trama: la storia è una fiction che si prefigge di portare sul piccolo schermo il libro omonimo di Elsa Morante. Lo scenario è, quindi, quello della Seconda Guerra Mondiale, ma le vicende sono raccontate con gli occhi della popolazione colpita. Mirage. Quando va in onda Mirage? Ancora non è stata comunicata la data di uscita di Mirage, il primo progetto ambientato a Abu Dhabi dell'alleanza tra Rai, France TV e ZDF per la realizzazione di nuove fiction. Attendiamo conferme ufficiali sul debutto che potrebbe essere già nella stagione televisiva dal 2020 al 2021. Mirage. Trama: alcuni misteriosi agenti segreti prendono di mira un esperto di sicurezza per sistemi nucleari. Siamo a Abu Dhabi e Mirage ha tutta l'aria di essere un thriller mozzafiato. Protezione civile. Quando va in onda Protezione civile? Il debutto di Protezione civile è atteso nella stagione televisiva dal 2022 al 2023. Protezione civile. Trama: per ora non abbiamo molti dettagli sulla trama, se non che un episodio è dedicato a Stromboli. Al centro della storia le gesta della Protezione civile. Tutto un altro mondo. Quando va in onda Tutto un altro mondo? È ancora presto per conoscere una data di uscita ufficiale della fiction con Alessandro Gassman. Secondo alcune indiscrezioni del web, le riprese dovrebbe iniziare ad aprile 2019, possiamo quindi ipotizzare la sua messa in onda a partire dal 2020. Tutto un altro mondo. Trama: Valerio è un ex poliziotto romano che indaga giorno e notte sul presunto suicidio del figlio 26enne, tuttavia Valerio non si dà pace perché sa che la verità è un'altra ed è pronto a tutto.